provincia ha deciso, o quantomeno ha dato indicazioni precise. Per il raddoppio della SS47 della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno, l'ipotesi migliore è quella delle 2+2 corsie. Il presidente Fugatti è stato chiaro con i sindaci ed amministratori dei comuni di Grigno, Ospedaletto, Castellivano, Scurelle e Castelnuovo. La fase di pubblica concertazione è conclusa. Tutte le osservazioni presentate sono state analizzate. Ora si va avanti. Sarà realizzata una nuova arteria stradale a 2 corsie in località oltre Brenta, utilizzata per il traffico di attraversamento. L'attuale SS47, che vedete qui alle mie spalle, servirà per l'accesso ai centri abitati. Una soluzione, quella scelta dalla provincia, che permette di mantenere invariati gli attuali accessi ai paesi con la realizzazione di un nuovo svincolo alle località Selva e Tollo, a Grigno, ma che interferisce però con il metanodotto, il fiume Brenta, i suoi affluenti Chiepena e Maso. Sarà necessario realizzare anche nuovi ponti. Previsto l'esproprio di nuove aree agricole, diverse di pregio. La provincia ha messo per ora sul piatto 61 milioni di euro a fronte di un costo complessivo a suo tempo stimato per realizzare l'opera di 87 milioni. 62 ne arriveranno per il tratto tra Castelnuovo e Barricata di Sotto, gli altri per arrivare fino a Grigno. Entro la fine del 2021 è prevista la progettazione definitiva dell'opera. Altri 62 mesi, poco più di 5 anni, per chiudere il cantiere. Entro il 2026, quindi, lavori finiti. Tra una pedemontana veneta oramai alle porte e una valdastico addirittura d'arrivo, ora c'è una nuova lingua di asfalto in arrivo in Valsugana. E allora, che dire? E che gomma sia!